L'abbiamo vista in molti sul palco del Festival di Sanremo. Lei è una cantautrice astigiana, ma che ha anche a che fare con la nostra città. Nella nostra città viene a presentare il suo nuovo album alla Libreria Mondadori. Stiamo parlando di Chiara Dello Iacovo, che abbiamo nostra ospite questo pomeriggio. Buon pomeriggio, Chiara, benvenuta a Radio Gold. Grazie, ciao. Partiamo subito da Sanremo, visto che il grosso del pubblico ti ha conosciuta proprio su quel palco. Raccontaci com'è andata questa esperienza e come te lo immaginavi? Ma in realtà le cose così grosse io faccio sempre fatica ad immaginarmele, quindi tendo ad accumulare, a lasciare tutto poi per l'ultimo minuto, anche a livello di programmazione. Infatti anche l'idea del cielo, fane nel cuore, sono tutte nate il pomeriggio stesso dell'esibizione. L'unico obiettivo che mi ero preposta davvero era quello di lasciarmi libera, e quindi in modo da capire, anche da riuscire un po' a stupirmi e quindi divertirmi, e ci credo di esserci riuscita. E sicuramente sei riuscita anche a far divertire chi ti ascoltava. E arrivare a Sanremo è sicuramente stato un bel riconoscimento, ma non è il primo riconoscimento per la tua musica. Un tuo brano, infatti, ha ricevuto il premio della critica a Musicultura, che è uno dei festival più importanti per quanto riguarda la canzone d'autore. Sì, è stato un anno decisamente intenso questo qui, non avevo idea che sarebbe stato tutto un concentrato di esperienze di questo calibro. Questo sabato sarai ad Alessandria per presentare il tuo disco alla Libreria Mondadori, una città che in qualche modo conosci perché tu hai frequentato il Conservatorio Classico di Alessandria. Io non ho studiato al Conservatorio di Alessandria, ma ho dato l'esame del quinto anno di pianoforte, da privatista però. Però diciamo che è stato un checkpoint molto, oserei dire, fondamentale per quello che sta essendo il mio percorso artistico. Dare questo esame in conservatorio mi ha permesso davvero di cominciare a capire cosa vuol dire suonare e viverlo poi con molto più amore e molto meno costrizione, paradossalmente. Tu hai dimostrato che lo studio e la passione per la musica classica può convivere con la passione per la musica leggera e credo che la tua generazione sia quella che più di tutte ha proprio infranto la barriera che divideva questi due mondi, quello della musica colta classica e quello della musica leggera popolare. Sì, forse anche perché il mondo della musica classica si sta ammorbidendo un po', il che non lo vedo come una nota negativa. Io sono, avendo una formazione di questo tipo, avevo, diciamo, sviluppato un po' una paura del palco perché mi sentivo sempre molto giudicata, e la musica leggera mi ha aiutato tantissimo invece a viverla come una valvola di sfogo e non come qualcosa che mi opprimesse. Volevo tornare alla canzone che ti ha portato non al Festival di Sanremo, ma alla Musicultura, che è una delle rassegne più importanti, soprattutto per quanto riguarda il testo, il contenuto letterario della canzone. Raccontaci questa canzone Soldatino, che è davvero molto importante, molto interessante. Grazie. Soldatino è una veramente delle canzoni che ha avuto la genesi più inaspettata, perché il testo è praticamente nato nella fase di dormiveglia, una sera che appunto stava per avvicinarsi davvero il famigerato esame di pianoforte, e quindi avevo cercato di andare a dormire presto, però era caduto poi un libro dallo scaffale, quindi mi ero svegliata e per cercare di addormentarmi ho cominciato a mettere parole in rima, ed è nato questo testo quindi in modo totalmente spontaneo. E il mattino dopo ci ho messo poi sotto un giro di accordi che mi girava tra le mani da un po' di tempo, ed è diciamo che si incastravano veramente alla perfezione. Ed è un po' quello che, diciamo, la cartina tornasole del senso di spaesamento e di smarrimento che si ha quando si finisce la scuola dell'obbligo e che si deve scegliere senza indugi, anche se gli indugi poi ci sono sempre, la propria strada, qui ci si ritrova nel mondo degli adulti che sembra veramente pronto ad aggredirti senza sapere bene come regolarti. Torniamo invece al Festival di Sanremo e allo senso di spaesamento di cui dicevi. Io immagino che quella settimana si viva praticamente in un altro mondo, probabilmente tra le nuvole. Cosa succede il giorno dopo quando è finito Sanremo? Come ci si sveglia? Ma in realtà non realizzi che sia davvero finito il giorno dopo. Io il momento in cui davvero l'ho realizzato è stato domenica sera, quando ho messo piede, perché stavamo a una cena con Cécile, la ragazza di colore che ha cantato Negra la prima sera contro di me, e quindi eravamo andata a prenderla in hotel, all'Hotel Londra, che è un po' il fulcro di tutta la vita radiofonica e montana, sanremese.
ed era deserto. Fino al giorno prima invece pululava di gente, era un continuo via. E quindi quello mi ha fatto veramente capire che l'incanto era svanito. Mi sono sentita un po' come Cenerentola dopo mezzanotte. In questo momento sei in giro per l'Italia in questo in-store tour a presentare il disco nelle librerie Mondadori. Il 26 sei a quella di Vercelli, il 27 qui alla libreria Mondadori di Alessandria. Immagino che poi partirà anche un tour vero e proprio. Sì, partirà un tour il 1º d'aprile, avrà data zero ad Aosta e le altre date sono, ne abbiamo già una dozzina, però ufficializzeremo appena concluso questo in-store tour per fare una cosa alla volta, non confondere le idee. Tu sei anche una cantautrice, tu componi i brani che canti, e da questo punto di vista vorrei chiederti se i tuoi studi classici hanno una qualche influenza quando componi musica leggera. Ma a livello allora, della musica classica si attinge sempre, anche, soprattutto quando riesci a fare lo scatto nel metodo di studio e cominci a studiare ad accordi e a visualizzare quindi le partiture in maniera armonica. Credo che in qualche modo, cioè, di sicuro mi ha aiutato nella composizione. Poi io ho avuto anche un insegnante, Sebastian Roggero, che mi ha sempre comunque introdotto costantemente al mondo dell'armonia, che è un mondo che mi affascina tantissimo. E quindi sì, sicuramente tutto questo ha influito. È stato un misto di cultura pop e cultura classica. Il nuovo disco di Chiara Dello Iacovo, Appena Sveglia, sarà presentato questo sabato alla libreria Mondadori di Alessandria. Il disco ovviamente contiene anche il brano Introverso, presentato in gara al 66° Festival di Sanremo. Io ringrazio Chiara Dello Iacovo che ci ha presentato il suo lavoro e buon tour. Grazie a te. L'abbiamo vista in molti sul palco del Festival di Sanremo. Lei è una cantautrice astigiana, ma che ha anche a che fare con la nostra città. Nella nostra città viene a presentare il suo nuovo album alla libreria Mondadori. Stiamo parlando di Chiara Dello Iacovo, che abbiamo nostra ospite questo pomeriggio. Buon pomeriggio, Chiara, benvenuta a Radio Gold. Grazie, ciao. Partiamo subito da Sanremo, visto che il grosso del pubblico ti ha conosciuta proprio su quel palco. Raccontaci com'è andata questa esperienza e come te lo immaginavi? Ma in realtà le cose così grosse io faccio sempre fatica ad immaginarmele, quindi tendo ad accumulare, a lasciare tutto poi per l'ultimo minuto, anche a livello di programmazione. Infatti anche l'idea del cielo, pane nel cuore, sono tutte nate il pomeriggio stesso dell'esibizione. L'unico obiettivo che mi ero preposta davvero era quello di lasciarmi libera e quindi in modo da capire, anche da riuscire un po' a stupirmi e quindi divertirmi, e credo di esserci riuscita. E sicuramente sei riuscita anche a far divertire chi ti ascoltava. E arrivare a Sanremo è sicuramente stato un bel riconoscimento, ma non è il primo riconoscimento per la tua musica. Un tuo brano, infatti, ha ricevuto il premio della critica a Musicultura, che è uno dei festival più importanti per quanto riguarda la canzone d'autore. Sì, è stato un anno decisamente intenso questo qui, non avevo idea che sarebbe stato tutto un concentrato di esperienze di questo calibro. Questo sabato sarai ad Alessandria per presentare il tuo disco alla libreria Mondadori, una città che in qualche modo conosci perché tu hai frequentato il Conservatorio Classico di Alessandria. Io non ho studiato al Conservatorio di Alessandria, ma ho dato l'esame del quinto anno di pianoforte, da privatista però. Però diciamo che è stato un checkpoint molto, oserei dire, fondamentale per quello che sta essendo il mio percorso artistico. Dare questo esame in conservatorio mi ha permesso davvero di cominciare a capire cosa vuol dire suonare e viverlo poi con molto più amore e molto meno costrizione, paradossalmente. Tu hai dimostrato che lo studio e la passione per la musica classica può convivere con la passione per la musica leggera e credo che la tua generazione sia quella che più di tutte ha proprio infranto la barriera che divideva questi due mondi, quello della musica colta classica e quello della musica leggera popolare. Sì, forse anche perché il mondo della musica classica si sta ammorbidendo un po', il che non lo vedo come una nota negativa. Io sono, avendo una formazione di questo tipo, avevo, diciamo, sviluppato un po' una paura del palco perché mi sentivo sempre molto giudicata, e la musica leggera mi ha aiutato tantissimo invece a viverla come una valvola di sfogo,
e non come qualcosa che mi opprimesse. Volevo tornare alla canzone che ti ha portato non al Festival di Sanremo, ma alla Musicultura, che è una delle rassegne più importanti, soprattutto per quanto riguarda il testo, il contenuto letterario della canzone. Raccontaci questa canzone Soldatino, che è davvero molto importante, molto interessante. Grazie. Soldatino è una veramente delle canzoni che ha avuto la genesi più inaspettata perché il testo è praticamente nato nella fase di dormiveglia, era una sera che appunto stava per avvicinarsi davvero l'esame di il famigerato esame di pianoforte e quindi avevo cercato di andare a dormire presto, però era caduto poi un libro dallo scaffale, quindi mi ero svegliata e per cercare di addormentarmi ho cominciato a mettere parole in rima ed è nato questo testo quindi in modo totalmente spontaneo. E il mattino dopo ci ho messo poi sotto un giro di accordi che mi girava tra le mani da un po' di tempo ed è diciamo che si incastravano veramente alla perfezione. Ed è un po' quello che diciamo la cartina tornasole del senso di spaesamento e di smarrimento che si ha quando si finisce la scuola dell'obbligo e che si deve scegliere senza indugi, anche se gli indugi poi ci sono sempre, la propria strada, quindi ci si ritrova nel mondo degli adulti che sembra veramente pronto ad aggredirti senza sapere bene come regolarti. Torniamo invece al Festival di Sanremo e allo senso di spaesamento di cui dicevi. Io immagino che quella settimana si viva praticamente in un altro mondo, probabilmente tra le nuvole. Cosa succede il giorno dopo quando è finito Sanremo? Come ci si sveglia? Ma in realtà non realizzi che sia davvero finito il giorno dopo. Io il momento in cui davvero l'ho realizzato è stato domenica sera, quando ho messo piede, perché stavamo a una cena con Cécile, la ragazza di colore che ha cantato Negra la prima sera contro di me, e quindi eravamo andata a prenderla in hotel, all'Hotel Londra, che è un po' il fulcro di tutta la vita radiofonica e montana, sanremese, ed era deserto. Fino al giorno prima invece pululava di gente, era un continuo viaggio. Quindi quello mi ha fatto veramente capire che l'incanto era svanito. Mi sono sentita un po' come Cenerentola dopo mezzanotte. In questo momento sei in giro per l'Italia in questo in-store tour a presentare il disco nelle librerie Mondadori. Il 26 sei a quella di Vercelli, il 27 qui alla libreria Mondadori di Alessandria. Immagino che poi partirà anche un tour vero e proprio. Sì, partirà un tour il 1° aprile. Avrà data Zera d'Aosta e le altre date sono. Non, ne abbiamo già una dozzina, però ufficializzeremo appena concluso questo in-store tour per fare una cosa alla volta, non confondere le Tu sei anche una cantautrice, tu componi i brani che canti, e da questo punto di vista vorrei chiederti se i tuoi studi classici hanno una qualche influenza quando componi musica leggera. idee. Ma a livello. Allora, della musica classica si attinge sempre, anche, soprattutto quando riesci a fare lo scatto nel metodo di studio e cominci a studiare ad accordi e a visualizzare quindi le partiture in maniera armonica. Credo che in qualche modo, cioè, di sicuro mi ha aiutato nella composizione. Poi io ho avuto anche un insegnante, Sebastian Roggero, che mi ha sempre comunque introdotto costantemente al mondo dell'armonia, che è un mondo che mi affascina tantissimo. E quindi sì, sicuramente tutto questo ha influito. È stato un misto di cultura pop e cultura classica. Il nuovo disco di Chiara Dello Iacovo, Appena Sveglia, sarà presentato questo sabato alla libreria Mondadori di Alessandria. Il disco ovviamente contiene anche il brano Introverso, presentato in gara al 66° Festival di Sanremo. Io ringrazio Chiara Dello Iacovo che ci ha presentato il suo lavoro e buon tour. Grazie a te.